A volte non ci si pensa, ma fino a prova contraria, Fiat dal dopoguerra è l'ultimo gruppo industriale che ancora costruisce automobili, camion, macchine in movimento terra e soprattutto trattori. La grande espansione degli anni 90 ha visto l'acquisizione di rivali chiave come Ford New Holland e Case Corporation con l'incorporazione dei loro marchi. E sebbene da molti anni il marchio di trattori non sia più Fiat, l'azienda rimane uno dei maggiori produttori al mondo di macchinari agricoli. Fiat viene fondata a Torino nel 1899 da un gruppo di ingegneri e di investitori, tra cui Giovanni Agnelli, che divenne presto il primo amministratore delegato dell'azienda. La fabbrica italiana di automobili Torino diventa subito conosciuta, per semplicità, con l'acronimo delle sue iniziali, Fiat. L'azienda si avventura dapprima nella costruzione di automobili, ma presto si diversifica in prodotti industriali e più pesanti come i camion e gli autobus. L'ingresso del gruppo nel segmento dei trattori è un passaggio successivo quasi naturale, in cui le condizioni pedoclimatiche di gran parte del territorio italiano diventano fattore determinante per definire prototipi fin da subito molto semplici e durevoli. Il primo progetto agromeccanico Fiat utilizza il motore di un camion militare di produzione dello stesso marchio, un 4 cilindri benzina da 5,6 litri e 20 cavalli di potenza, azionato da un cambio a tre velocità. Marchiato Fiat 702, il trattore viene presentato per la prima volta nel 1918, appena un anno dopo l'entrata in produzione del modello F di Forson. Il modello 702 è la base per una serie di numerose varianti come i 702A, B e BN. Rimane in produzione fino al 1925, dopo che ne vengono costruite 2000 unità. L'anno successivo, nel 1926, Fiat introduce il modello 700 con una massa più contenuta di una tonnellata rispetto al modello 702 e una potenza superiore di 35 cavalli. Ma la vera pietra miliare arriva nel 1932, quando Fiat lancia la versione cingolata, la 700C, soprannominata la Topolino dell'agricoltura. È subito boom di vendite perché vengono finalmente soddisfatte le esigenze dell'agricoltura collinare e montana. Fiat diventa così leader di questo segmento. Tra i più famosi cingolati c'era il modello 40. Montava un motore boghetto celebre per la sua camera di combustione allungata che presentava una testa di tipo Venturi biconica ed era in grado di funzionare con una gamma di carburanti diversi. E se avete guardato con attenzione il video vi sarete accorti di una peculiarità. Il modello 40, come tutti i primi cingolati Fiat, manteneva il volante al posto delle leve. Questo per far abituare subito il conducente alla manovra. Nel 1944 l'attività di produzione trattori nello stabilimento Fiat di Modena si interrompe. Le limitate materie prime e soprattutto il regime fascista obbligano alla trasmutazione della produzione verso la riparazione di veicoli militari. In segreto però l'attività di progettazione innovativa continua senza sosta e l'ufficio tecnico Fiat costruisce un prototipo per un nuovo cingolato. È la serie 50. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e il ritorno alla piena produzione di trattori, negli stabilimenti Fiat l'azienda si concentra nuovamente sullo sviluppo di prototipi. Il trattore Fiat 600 da 18 cavalli, introdotto nel 1949, è il primo a disporre di una presa di forza e di funzionare con pneumatici a camera d'aria. Il modello 55 viene lanciato solo un anno dopo, con una potenza disponibile superiore, per l'appunto 55 cavalli. Tuttavia, i trattori compatti sono quelli più richiesti e la Fiat 18, detta la piccola, da 20 cavalli introdotta nel 57, apre alla tradizione di Fiat nei trattori compatti.
ma è senza dubbio il 411, sia in versione gommata che cingolata, il trattore Fiat più significativo dell'immediato dopoguerra. Lanciato alla fiera agricola di Verona del 1958, utilizza un motore a 4 cilindri da 41 cavalli. Ha il basamento portante in ghisa che permette di realizzare un carro totalmente portante. E la macchina ottiene subito un grandissimo successo grazie anche al prezzo di 1,5 milioni di lire, che risultava più basso di circa 600.000 lire rispetto ai concorrenti. Il 411 fu una delle macchine che contribuirono a creare il mito della qualità e dell'affidabilità Fiat. Un punto debole però c'era, ed era l'avviamento del motore che, essendo a iniezione indiretta con candelette di preriscaldamento, richiedeva pazienza e un impianto elettrico in perfette condizioni. La prima serie completa di trattori Fiat, la Diamante, fu lanciata nel 1965. Composta da 4 modelli, il 215, 315, 415 e 615, comprendeva potenze tra 22 e 70 cavalli e presentava un nuovo stile grazie alla matita di Pininfarina. Una caratteristica chiave era la trasmissione innovativa con velocità sincronizzate e il bloccaggio del differenziale. Fu il trattore che stabilizzò saldamente la leadership di Fiat nel mercato agromeccanico europeo. Con l'avvicinarsi del 50° anniversario della produzione di trattori Fiat nel 68, l'azienda introduce la gamma Nastro d'Oro, evoluzione della linea Diamante. Sotto il cofano ci sono i nuovi motori a iniezione diretta con pompa rotativa, marce sincronizzate e un sollevatore posteriore a controllo dello sforzo e della posizione. Nel 71 i trattori dell'azienda superano la barriera dei 100 cavalli con il 1003 e 3 anni dopo arriva al record. Fiat produce il suo 1,000° trattore. Nel 1975 l'azienda lancia una gamma completamente nuova di trattori, la serie 80, costruita nello stabilimento modenese. Il suo stile distintivo, sempre a firma Pininfarina, presenta linee della cabina marcatamente spigolose. I primi a essere commercializzati sono il 780 e l'880. Questa serie dispone già della piattaforma che isola l'operatore da calore e vibrazioni, essendo sospesa su 4 silent block. I motori sono nuovi, la trasmissione sincronizzata, i freni a bagno d'olio. Nel 1976 l'880 DT è il trattore più venduto d'Europa. All'interno di Fiat si forma un ramo aziendale totalmente autonomo e indipendente, la Fiat Trattori, e nello stesso decennio il gruppo si espande in nuove aree dell'agromeccanica, quali quelle della raccolta con l'acquisizione della connazionale Laverda, incluso tutto il polo produttivo di Breganze. E viene seguita subito dopo dalla società statunitense Eston, specializzata nella produzione di attrezzature trainate e semoventi per il foraggio. Nel 1977 nasce Fiat Agri, che oltre a un nuovo logo presenta una nuova colorazione arancione terracotta, a sancire il rebranding dell'azienda. Siamo a metà degli anni 80 e Fiat Trattori si espande ulteriormente acquistando Braud, un'azienda francese produttrice di vendemmiatrici semoventi e trainate. Il design della Fiat serie 80 è stato evoluto nella serie 90 ed è proprio negli anni 90 che viene introdotto un concetto completamente nuovo con la serie Winner, un trattore a cabina quadrata e tarature da 100 a 140 cavalli, che di fatto rappresenta l'ultimo trattore concepito esclusivamente per il marchio Fiat. Passano pochi mesi e Fiat raggiunge un accordo con Ford per acquistare l'80% del ramo d'azienda Ford New Holland di quest'ultima. Fiat ha riunito le due divisioni agricole sotto un marchio completamente inedito, che ha allineato l'emblema Fiat Agri al nome New Holland. Inizialmente entrambi i brand mantengono le proprie livree, con i trattori più piccoli realizzati in Italia e le macchine più grandi costruite negli ex stabilimenti Ford di Regno Unito e in Nord America. Alla fine la doppia connotazione Ford e Fiat Agri viene abbandonata, così come la livrea Fiat Agri in terracotta a favore della colorazione blu. Gli anni 90 sono stati il preludio al successo a livello globale del decennio successivo, dopo l'acquisizione nel 1999 della Case Corporation e la successiva creazione di Case New Holland.